Albano contro Loredana Lecciso. Il violento confronto in diretta. Il gossip tra Albano, Loredana Lecciso e Romina Power continua ad appassionare gli italiani. Il cantante, stufo di sentir parlare della sua vita privata, chiama durante la diretta di Storie Italiane, il salotto di Eleonora Daniele, e rivela una notizia sconcertante. E succede il caos. Ecco lo scontro tra Loredana ed Albano. Un colpo di scena inaspettato, un fuori programma che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Lo scontro tra Albano e Loredana Lecciso ha lasciato sbalorditi i telespettatori, ma in particolare coloro che erano presenti durante la trasmissione di Eleonora Daniele, Storie Italiane, in onda su Rai 1. Tutto è accaduto mentre la conduttrice stava commentando con gli ospiti l'esibizione di Romina Power e Albano, a Ballando con le Stelle, e la complicità tra i due era quasi tangibile, con tanto di cuoricini e dichiarazioni d'amore. Il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, già ospite di Barbara D'Urso, ha sottolineato che il rapporto tra i due era ambiguo. È stata proprio questa parola a scatenare l'ira di Albano. Ecco cosa è successo. Albano Carisi chiama in trasmissione e dice che il rapporto con Loredana è finito, ma Romina non ha alcuna colpa. Stufo di sentir parlare continuamente della sua vita privata, il cantante di Cellino San Marco ha chiamato in diretta per chiarire la situazione. Albano ha detto che Loredana è andata via da Cellino a dicembre, lasciandola ancora una volta come aveva fatto quando lui aveva partecipato all'Isola dei Famosi. Il cantante ha anche aggiunto che Loredana ha un carattere difficile, che vivere con lei un rapporto di coppia è stato alquanto impegnativo, ma che la fine della loro storia non ha nulla a che vedere con Romina. Il tono di Albano è stato alquanto duro ma deciso e ha lasciato chiaramente intendere che non ci saranno ripensamenti. Ed ecco il colpo di scena. Anche la Lecciso ha chiamato in diretta per rispondere alle parole dette dall'ormai ex compagno. Loredana Lecciso telefona in diretta per replicare alle dure parole di Albano. La Lecciso non è rimasta a guardare e ha chiamato a sua volta in diretta, dicendo di sentirsi in dovere di intervenire per salvaguardare il bene dei figli. Loredana ha lanciato una richiesta di aiuto, ha detto di voler bene al compagno, ma Albano non ha accettato il confronto telefonico e ha chiuso il telefono. Il cantante ha richiamato sul cellulare di Eleonora Daniele, quando l'ha deciso ha salutato e la conduttrice ha messo la chiamata in viva voce. Quando sento ambiguità e disonestà, mi dispiace perché non sono e non sarò mai disonesto. Ci tengo la mia onestà e la difenderò in tutti i modi, anche con una telefonata che mai avrei voluto fare. Ma non finisce qui. Albano ha anche aggiunto che Loredana sa quello che ha fatto, che lui non vuole sentirla al telefono in questo periodo, e ha sottolineato che la fine della storia è un fatto suo e che adesso ha bisogno di pace. E dopo le parole di Eleonora, che lo ha esortato a chiarirsi con Loredana, il cantante chiude la telefonata dicendo: «Ci siamo già chiariti, è tutto molto chiaro. Sappiamo il perché di ogni passo, lo sappiamo bene io e lei. Questa è una storia italiana che ci sta bene in mezzo alle storie italiane», ma usa un bel punto esclamativo con la parola fine. Cosa succederà adesso? I due avranno un confronto oppure tutto finisce qui? E Romina davvero non c'entra nulla con la fine della storia tra Albano e Loredana? E voi cosa ne pensate? A voi commenti!
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.